Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi tratterò l'argomento di un grande filosofo italiano, Giovanni Gentile, che è stato comunque anche un importante pedagogista. Giovanni Gentile nasce nel 1875 a Castelvetrano, in provincia di Trapani, e si distingue presto per le sue doti di grande studente. Infatti, dopo le scuole superiori, riesce ad entrare alla scuola superiore della Normale di Pisa e a laurearsi di lì a poco in lettere e filosofia. Durante il periodo dell'università comincia ad entrare in contatto con il pensiero hegeliano e diventa amico di Benedetto Croce, un'amicizia che segnerà gran parte del suo percorso e che durerà gran parte della sua prima carriera lavorativa. Dopo la laurea nel 1897 comincia subito la sua carriera accademica e diventa infatti docente di filosofia in numerose università italiane. E Gentile diventa ben presto un intellettuale molto considerato al suo tempo, proprio per le sue idee e proprio per i suoi studi, e anche per il fatto che insieme al suo amico Benedetto Croce fonda la rivista La Critica, nella quale entrambi si occupano di storia della filosofia. Ben presto però mise a servizio le sue conoscenze intellettuali e la filosofia della politica, e nel 1915 divenne membro del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Nel 1922 dichiarò apertamente di aderire al Partito Fascista e proprio tra il 1922 e il 1924 Mussolini lo ricopre della carica di ministro della pubblica istruzione, e Mussolini stesso definirà proprio la sua riforma sulla scuola del 1923 la riforma più fascista del suo governo. In seguito all'omicidio di Matteotti nel 1925, quindi con la crisi del regime, comunque lui rimase fedele al regime stesso e si fa promotore del manifesto degli intellettuali fascisti. Proprio da questo momento la sua strada professionale con Benedetto Croce si separerà, anche perché Benedetto Croce prenderà proprio le distanze dal partito fascista e anzi prenderà proprio posizioni antifasciste. Un'altra tappa importante della carriera di Gentile è nel 1925, quando Mussolini gli affida la direzione dell'Istituto Treccani per l'Enciclopedia Italiana. La fine della sua carriera coincide poi con la sua morte nel 1944, quando Gentile venne appunto ucciso da un gruppo di gappisti fiorentini che, camuffati da studenti, nascosero delle armi in mezzo ai libri e gli spararono dei colpi a bruciapelo. Gentile è considerato un grande filosofo e forse il più grande esponente dell'idealismo e del neoidealismo italiano, che è una corrente appunto che prende a fondo le sue radici nell'idealismo hegeliano. Hegel era stato il più grande filosofo rappresentante appunto dell'idealismo tedesco, una corrente filosofica che risolveva la realtà nella sfera del pensiero, considerandola una manifestazione della perpetua attività dello spirito. In questo senso quindi il pensiero idealistico si avvicina anche all'attivismo pedagogico del tempo, anche se poi si differenzia per tanti aspetti, come quelli appunto sui quali teneva molto l'attivismo e quindi sulle idee scientifiche e positiviste del tempo. Il vero punto di incontro tra questi due movimenti poi verrà reso noto da Giuseppe Lombardo Radice, che poi fu anche un collaboratore di Gentile stesso, lo vedremo dopo, nella riforma, specie nella riforma delle elementari. Quindi Gentile, che affonda le radici appunto nel pensiero hegeliano, riduce il reale a puro atto del pensiero del soggetto, ad autocoscienza del pensiero che si realizza continuamente, risolvendo al proprio interno tutta l'esperienza umana, quindi l'esperienza sociale, l'esperienza storica e l'esperienza individuale. Quindi proprio da questa posizione nasce il termine di attualismo, in questo caso appunto attualismo pedagogico. Infatti Gentile è convinto di fare una sorta di riesame della pedagogia attuale attraverso proprio quelle che sono state le indicazioni di Hegel sull'educazione. Hegel dice che le dimensioni dell'educazione sono tre, e sono quindi libertà, autocoscienza e sviluppo. E tutte queste tre caratteristiche insieme formano il reale per Gentile, e tutte insieme appunto sono il processo educativo. Quindi l'unità del reale nel soggetto significa che l'oggetto non è più a sé stante, ma fa parte proprio dell'attività del soggetto stesso.
Questo praticamente si esplica nel fatto che la figura del maestro e la figura dell'educando e quindi dello scolaro vanno in qualche modo a coincidere, cioè questo dualismo dello scolaro e del maestro si risolverà in un'immedesimazione totale del maestro nello scolaro e dello scolaro nel maestro, fondendosi come in un'unica figura. In quest'ottica cessa pure di esistere quel problema, secondo Gentile, molto forte tra autorità e libertà, poiché praticamente nell'obbedire al maestro, a questo punto lo scolaro è come se obbedisse alla parte migliore di sé, a quell'io ideale che in qualche modo, attraverso il rapporto educativo, lo scolaro deve raggiungere. Per Gentile la filosofia e la pedagogia non fanno altro che andare a coincidere l'una nell'altra, poiché entrambe hanno la funzione di rendere l'uomo consapevole di essere unità tra pensiero e realtà nell'atto di pensare. Anche il rapporto educativo tra insegnante ed alunno, come vi dicevo prima, si risolve da un dualismo appunto ad un'unica unità, ad un'attività unica. Nell'atto educativo quindi le due menti, quella dell'insegnante e quella dell'alunno, si fondono insieme, diventando quella che è la mente oggettiva che insegue la verità, disconoscendo quindi di avere due menti singole, ma unendosi e innalzandosi ad una mente oggettiva e superiore. Quindi per Gentile questo binomio tra filosofia e pedagogia è inscindibile. Addirittura qualsiasi elemento che potrebbe minare questo rapporto diventa appunto deleterio. Per cui lui va contro sia al pedagogismo che alla pedotecnica. Gentile infatti dà un'accezione completamente negativa al termine pedagogismo e dice che appunto è quella tendenza a vivere la pedagogia come una scienza e una realtà scientifica a sé stante e separata dalla filosofia, il che poi causerebbe numerosi problemi successivi. E l'altro rischio è quello della pedotecnica, secondo Gentile, che è la riduzione dell'appunto del rapporto educativo a meri precetti tecnici e quindi a fare poi una didattica sterile e piena di pregiudizi pedagogici. L'educazione, secondo Gentile, presuppone anche la libertà, in quanto pensare è proprio un atto libero e mira a formare uomini in grado di pensare, di essere padroni di sé e di essere quindi liberi. Tutti questi pensieri poi vengono concretizzati nella riforma del 1923 della scuola, che farà appunto Gentile, anche, come dicevo prima, con l'aiuto di Lombardo. È evidente da quello che abbiamo detto che per lui la filosofia è la base di tutto, per cui diciamo che mette un pochino da parte tutta l'importanza che il positivismo aveva dato alla scienza e a favore invece di rispolverare appunto la letteratura e la filosofia come materie più importanti. Di conseguenza il liceo classico diventa la scelta del liceo più importante proprio perché si studiano queste materie, la filosofia e la letteratura, mentre il sapere tecnico scientifico esaltato dal positivismo, appunto per Gentile, sarà considerato più un sapere per le classi inferiori. Intanto questa riforma quindi è atta a diversificare questi istituti superiori, che si divideranno appunto in liceo classico, liceo scientifico, istituti tecnici e istituti magistrali. Poi un'altra cosa importante è stata l'innalzamento dell'obbligo di studio fino a 14 anni, anche se poi è stata una questione più formale che pratica, in quanto poi bisogna aspettare, come ben sappiamo, il 1962-1963 prima che venga veramente attuato questo obbligo scolastico. Con Gentile quindi le scuole medie hanno acquistato un doppio canale, nel senso che o venivano utilizzate come scuole di passaggio proprio per poi continuare gli studi con gli studi superiori, oppure l'altro canale era quello dell'avviamento professionale. Nel primo caso gli studenti più meritevoli, quelli più bravi, dovevano sostenere degli esami anche molto difficili per poter poi continuare gli studi con gli studi appunto superiori nei vari licei oppure negli istituti tecnici. Al contrario, gli altri invece prendevano il percorso dell'avviamento professionale che li metteva direttamente nel mondo del lavoro finiti gli anni delle medie. I programmi delle elementari furono rivisti insieme a Lombardo Radice e ripristinavano l'insegnamento della religione cattolica, salvo richiesta specifica di esonero da parte della famiglia.
e valorizzavano la geografia, il canto, le tradizioni popolari di tutte le regioni. Vi era anche una valorizzazione dei dialetti italiani nelle varie regioni, ma una totale chiusura nei confronti delle minoranze linguistiche, specie quelle di origine slavofona o germanofona. A favore dell'approfondimento di una lingua nazionale, coerente e unitaria, anche se poi c'era un'apertura, come vi dicevo, a quelle che erano le varie culture popolari di tutte le regioni. La struttura di questa riforma del 1923, specie per quanto riguarda le elementari, non subisce grandi cambiamenti neanche dopo la fine dell'epoca fascista, e anzi a tutt'oggi i programmi sono rimasti ancora molto simili a quel tempo. A parte qualche tentativo di trasformare l'insegnamento della matematica e della grammatica italiana, tutto il resto più o meno è rimasto ancora così. Bene, con questo discorso sulla riforma ho finito il mio argomento di oggi. Se avete delle domande vi invito a farle come al solito qui sotto nei commenti. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.